In compagnia di Alexandre Rossi, che è un militante radicale, ci incontriamo spesso alle riunioni di Radicali Roma. Come va Alessandro? Va bene, sopravvive. Senti, questo splendido cartello vorremmo pagare un canone, non il canone radicali.it, radicali.it, ok, l'indirizzo. Il canone RAI. Dopo altri canoni uno decide. Invece il canone RAI sappiamo che è obbligatorio. C'è chi non lo paga, c'è chi lo paga, però dovrebbe essere obbligatorio, una tassa, una imposta, ti impongono di pagare qualcosa che effettivamente di servizio pubblico non ha nulla. Quindi deve essere privatizzata, non deve essere più resa pubblica che non pubblica, magari partecipata da parti di Stato, no, messa in mano militari, proprio occupata, preoccupata dai partiti politici. Questo deve finire, non è da Stato liberal democratico, non è da paese occidentale, moderno, contemporaneo, dove i partiti appunto occupano, gestiscono reti televisive. Dovrebbe essere invece in mano ai migliori, nella cultura del merito, dovrebbe essere semmai gestita e messa in mano ai migliori direttori, ai migliori manager, ai migliori giornalisti. Invece è capitato anche per esperienza personale, io ho lavorato in Rai, Rai 1. Alexander, non lo sappiamo, si rivela un uomo di regime. No, non sono un uomo di regime, anzi uno schiavo di regime, nel senso schiavizzato con quei contrattini. Allora, in Rai non lavora più quasi nessuno con contratti Rai, sono tutti contratti di agenzie di collaborazione subappaltate. Anche il truccatore, anche il parrucco, anche la inserviente che va a pulire gli studi televisivi lavorano per aziende che la Rai paga, non sempre in tempo, non sempre come al solito, lo Stato in questo caso sempre mai puntuale nei pagamenti, e anche in questo caso, dicevo, l'esperienza mia era quella e di autore e anche come figurante speciale per una trasmissione di Rai 1, gestita e condotta da Massimo Giletti, che tra l'altro so essere stato anche da giovane da giovane era un cronista di Radio Radicale, da quello che so io. Questo ci mancava. Ci mancava pure questa. No, ci mancava nel senso delle mie informazioni, non lo sapevo. Capito, io dico sempre questi due esempi. 3 ottobre 2013, cosa succede l'anno scorso? 3 ottobre? Succede un dramma nel nostro paese. Muoiono al largo del Mediterraneo dei poveri cristi che cercavano speranza per colpa dei barconi, per colpa di una non gestione delle politiche migratorie. Bene. Benissimo, bene, malissimo, muoiono queste persone, bambini, donne, uomini. Quella trasmissione di Rai 1, l'ora di punta, dopo pranzo ha deciso bene di avere in scaletta 2 giorni dopo che è successa quella cosa, con tutto il tempo per fare dei servizi dettagliati e magari far conoscere appunto per deliberare l'opinione pubblica su questo tema centrale dell'oggi. Bene, quella puntata, tra l'altro la prima puntata dell'anno scorso dell'Arena di Giletti, hanno voluto parlare di Pompei abbandonata, tassinari abusivi e tassinari che si approfittano dei cinesi o turisti che non conoscono bene la nostra moneta. Bene, invece di parlare di una questione, invece di fare servizio pubblico su una questione centrale della nostra società e quindi di trattare gli utenti di un servizio che appunto dovrebbe essere pubblico come cittadini, bene, anche quella volta lì ha cercato di nascondere un fatto drammatico e parlare d'altro. Altro fatto, primo dicembre, sempre dell'anno scorso, come ogni anno il primo dicembre si commemora, si ricorda a livello internazionale la battaglia per la lotta contro l'AIDS HIV. Già sappiamo che lo scandalo del 2012 con la circolare della CEI che non dovevano nominare la parola condom, neanche preservativo, neanche profilattico e tutti i loro sinonimi. Bene, primo dicembre 2013, l'anno scorso, puntata di Giletti, l'Arena di Giletti. Ce l'hai proprio con questa Arena di Giletti, dai. Sì, perché non puoi trattare i cittadini, cioè la solita vecchia massaia che ti dici, ah ma la massaia non capisce, poverina, certo
che poverina non capisce, se la trattiamo come una deficiente, che le spiattelliamo per 4 ore la mattina e 4 ore il pomeriggio, cose che sinceramente sono un insulto all'intelligenza degli italiani, indipendentemente dal grado di istruzione, indipendentemente dal stato sociale e dalla loro condizione individuale, non c'entra niente, qui si tratta di un servizio che è pubblico, che questo servizio pubblico non lo fa. Bene, dicevo, in quella puntata del 2013, del 1° dicembre 2013, giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS e HIV, bene, ha deciso di parlare per la prima metà della trasmissione, mezz'ora di, diciamo così, di politica, con il grillino collegamento che insultava tutti quelli che stavano in studio, quelli in studio che si coprivano tra di loro e non si sentiva niente. L'altra metà invece, cioè un'ora di trasmissione domenicale, primo pomeriggio, scusate, invitando tutti il cast di Ballando sotto le stelle, compreso Milly Carlucci. E si commenta da solo. Grazie ad Alexandre Rossi.